Ciao! Eccoci con il consueto appuntamento della rubrica Top 5 Video, dove raggruppo assieme i 5 migliori video della settimana pubblicati dai maestri di tennis su YouTube. Li ho selezionati, messi assieme in un'unica pagina, ho inserito i vari link per chi desidera approfondire le varie tematiche e per vederli è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter. Qui in alto a destra c'è il link. Lunedì prossimo inizierà il TennisCon 3, l'evento di tennis online più importante, più grande, dove oltre 30 relatori di fama internazionale forniranno i propri consigli per giocare meglio a tennis. Per iscriversi è sufficiente cliccare sul link che ti metto qui sotto nella descrizione del video. L'evento è stato organizzato da Peter Freeman di Crunch Time Coaching, che proprio qualche giorno fa ha pubblicato un video molto interessante di due relatori che parteciperanno all'evento, Simon e Alex di Top Tennis Training, dove illustrano come gestire e come approcciare le palle che rimbalzano dentro la metà campo, sia quelle vicino a rete, sia quelle che rimbalzano proprio vicino a metà campo, magari alte. Quali sono le impugnature più utilizzate nel tennis? C'è la Continental, la Eastern, la Semi-Western, ma quali sono le loro caratteristiche e come fare per utilizzarle al meglio? A questa domanda risponde Roberto Babini di Marina Romea Tennis. È veramente frustrante giocare contro il tennista definito a tutto campo, alla Roger Federer, che è in grado di difendere, di attaccare, di spingere, di fare un pochettino tutto. Will Hamilton di Fuzzy Yellow Balls, tra l'altro anche lui uno dei relatori dell'evento TennisCon 3, analizza uno schema per riuscire a mettere in difficoltà questo tipo di giocatore. Ovviamente non è l'unico schema possibile, ma è uno schema utilizzato molto spesso da Rafael Nadal contro Federer per cercare di metterlo in difficoltà e aggredire, entrare in campo e vincere il punto. Il serve and volley, ossia servire e scendere subito a rete, è uno schema tattico usato raramente, più che altro perché non si sa bene dove andare dopo aver servito, quindi dove posizionarsi e come e dove tirare la volée quando l'avversario risponde. A queste domande cerca di dare una risposta, di fare chiarezza Greg LeSeur di Online Tennis Instruction. Se sei un tennista che gioca il rovescio a due mani, non puoi perderti uno degli ultimi contributi pubblicati da Tiziano De Tommaso di Tennis Winner Game. Per vedere tutti questi video che ti ho elencato assieme in un'unica pagina senza dover cercarli in internet, ti ricordo che è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter, c'è il link qui in alto a destra, e riceverai il link per andare a vederti tutti questi contributi direttamente nella tua mail. Se poi hai qualche problema tecnico o altro, scrivi a info@giocaratennis.it.